ritrovati, nuova puntata di Wind City Sport Weekend in questo venerdì prenatalizio, ospitati sempre qui nella sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania. Apriamo questa puntata con la Serie A, lo vediamo subito dal sommario, la Serie A che propone diverse partite avvincenti, soprattutto Juventus-Roma, la sfida che si giocherà domani sera in posticipo alle 20.45, turno che si giocherà il sabato proprio per lasciare spazio alle festività natalizie. Andremo ad attenzionare alcune partite della Serie A, ma vi proporremo i risultati della Serie B che ha giocato ieri in anticipo il 20° turno e avremo modo anche di andare a vedere gli impegni del campionato di Serie C sotto la lente di ingrandimento. Avremo il girone A ed il girone C, ma parleremo anche di Coppa Italia. In settimana si sono giocati gli ultimi ottavi di finale, la sorpresa del Torino che ha battuto la Roma all'Olimpico, mentre la Juventus ha fatto il suo dovere contro il Genoa, e appunto parleremo delle sfide dei quarti finale che inizieranno subito dopo le festività natalizie. Ma ci occuperemo anche, come vi dicevo, di calcio internazionale nella seconda parte. Prima però il solito appuntamento con l'ospite della settimana, l'intervista che vi proponiamo con i consueto ogni venerdì, appunto dicevo del calcio internazionale. Si sono fermati i campionati di Germania e Francia, sono andati già in letargo, ma ci sono ancora attivi i campionati in Premier League in Inghilterra, la Liga Spagnola che propone il classico Real Madrid-Barcellona e poi il campionato olandese. Nel frattempo andremo a vedere le multiple della settimana che ho pensato per voi, sperando di portarvi fortuna e di potervi regalare ancora di più un felice Natale. Ma chiuderemo la puntata di oggi con il volley, stavolta con la Serie A2 maschile che vede protagonista una squadra catanese, ovvero la Messaggeria Bacco Catania. Andremo a vedere il turno, le classifiche dei due raggruppamenti e attenzioneremo da vicino quella che è la prossima sfida proprio della squadra etnea. Ma partiamo con il calcio, la Serie A. Vi dicevo, un turno prenatalizio che propone la sfida più importante in chiusura, ovvero alle 20.45 chiuderà questo turno, il penultimo del 2017 e anche il penultimo del girone d'andata. Infatti si gioca la 18ª giornata, che vediamo subito, che domani propone Lazio-Crotone, giornata che si è aperta quest'oggi. Oltre a Lazio-Crotone, Spal-Torino, Genoa-Benevento, Napoli-Sampdoria, Udinese Hellas Verona, Sassuolo Inter, Milan Atalanta, che si giocherà alle 18, e poi, come vi dicevo, chiuderà Juventus Roma alle 20.45, una sfida diciamo molto sentita, grandi rivali sia la Juventus, grandi rivali Juventus e Roma, peraltro le due tifoserie non si amano per nulla. Sarà una sfida non certo banale, ci regalerà delle grandi emozioni, sfida che prevede peraltro diverse assenze importanti. Nella Juve mancheranno Buffon, mancherà con tutta probabilità anche Cuadrado, mentre la Roma di Di Francesco si dovrebbe schierare in attacco con il tridente Perotti, Dzeko e El Shaarawy, quindi Schick in panchina. Queste alcune indicazioni di formazione di quella che è la gara più importante del turno, con la Juventus che, come vi avevo detto poco prima, ha superato il turno di Coppa Italia e si è qualificato ai quarti di finale, mentre la Roma è uscita sorprendentemente, peraltro in classifica la Juve è tornata al secondo posto con 41 punti, la Roma segue a tre lunghezze ma ha una partita in meno da recuperare ancora a gennaio con la Sampdoria. Le quote della sfida: 1,80 la vittoria della Juventus favorita, 3,65 il pareggio, 4,50 la vittoria della Roma. È interessante in questo senso anche la quota del gol a 1,77 o l'over a 1,85. Ci aspettiamo qualche gol da questa sfida, diversamente da quanto è successo nelle gare tra Napoli e Juventus e la stessa Juventus contro l'Inter. Ci sono altre gare da tenere sotto la lente di ingrandimento, ovvero Napoli-Sampdoria, azzurri favoritissimi, quota 1,27, l'X invece a 6, addirittura la vittoria della Sampdoria a 10, qui l'over è, diciamo, è previsto, nel senso che è una quota di 1,44, ovvero si prevedono diversi gol, anche la quota del gol, ovvero che segnano entrambe le squadre, 1,85, potrebbe essere interessante se non si vuol giocare la facile vittoria del Napoli. Milan-Atalanta è un'altra sfida che è importante, soprattutto in chiave emotiva, col Milan in ritiro, addirittura punitivo nei giorni prenatalizi con l'annullamento della cena di Natale. Milan quotato a 2,45, ha bisogno la squadra di Gattuso di una vittoria dopo il KO pesante di Verona. La vittoria dell'Atalanta invece a 2,95, l'X a 3,30. Anche qui potrebbero scapparci diversi gol, over a 1 e
85. Questo per quel che riguarda la Serie A, avremo modo poi di parlare nella prossima puntata di quello che è successo in questa giornata e di quello che succederà prima della fine dell'anno. Vi dicevo durante il sommario che la Serie B ha giocato d'anticipo, ieri si è giocata la 20ª giornata, andiamo a vedere subito i risultati, questa volta niente quote ma risultati. Cittadella Carpi 0-1, Ascoli Pescara 1-1, Bari Parma 0-0, Cesena Palermo 1-1, Empoli-Brescia 1-1, Frosinone-Virtus-Entella 4-3, Novara-Perugia 1-1, Salernitana-Foggia 0-3, vittoria importante della squadra pugliese, Spezia-Avellino 1-0, Ternana-Provercelli 4-3. In classifica il Palermo guida con 36 punti, seguito dal Frosinone a 34, e poi Bari 33, Parma 32, Empoli 21, via via tutte le altre per una classifica cortissima, chiudono Ternana-Virtus-Entella 21 punti, Provercelli 18, Ascoli ultimo con 17 punti. Si giocherà anche in Serie C, sia nel girone A che nel girone C. Vediamo velocissimamente le partite: Arzachena-Arezzo, Carrarese-Cuneo, Gavorrano-Livorno, Piacenza-Monza, Pisa-Olbia, Alessandria-Pontedera, Prato-Viterbese, Gian Erminio-Pro Piacenza e Lucchese-Siena. Questo perché, per quel che riguarda il girone A. Nel girone C, Vestabbia, Fidelissandria, Regina Rende, Unicusano Fondi, Catania, Cosenza, Monopoli, Bisceglie, Paganese, Casertana, Catanzaro, Siracusa, Trapani e Lecce, Virtus, Entella. Vi dicevo prima di andare in pausa che nella prossima settimana, dopo Natale, si giocheranno le sfide di Coppa Italia. Vi presentiamo le prime due. Lazio e Fiorentina si giocherà martedì 26, Lazio favorita con una quota di 1,77, poi Grand Derby di Milano che si giocherà invece mercoledì 27 con il Milan a 3,30 e la quota di 1,3,30 e il 2 dell'Inter a 2,15, quindi favoriti i nerazzurri. Con questa notizia sulla Coppa Italia noi ci fermiamo per questa prima parte, rientreremo dopo, avremo il collegamento telefonico e tanto altro ancora. Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte di Win City Sport Weekend in questo venerdì prenatalizio, come vi dicevo nella prima parte, abbiamo un collegamento telefonico con il personaggio della settimana, lo saluto subito, oltre che un ex portiere di Serie A e anche un amico. Buongiorno ad Armando Pantanelli. Ciao a tutti, ciao Francesco. Buongiorno Armando, intanto piacere di sentirti, per te il calcio, a te il calcio ha dato tanto, hai giocato nelle serie più importanti, soprattutto in Serie A ma anche in Serie B, conosci bene questi campionati. Ti chiedo subito come vedi il calcio di oggi, a prescindere da quello che è successo in ambito nazionale, ovvero con la mancata qualificazione ai mondiali, ma ti chiedo, sia la Serie A che la Serie B forse non sono un po' più livellate verso il basso negli ultimi anni, se vediamo quello che è l'unico punto che ha raccolto il Benevento e quindi con un livellamento verso il basso, e anche una Serie B molto equilibrata che lascia spazio a tante sorprese. Sì, iniziamo dalla Serie B. La Serie B è equilibratissima, è sempre stata in realtà negli anni, ma quest'anno mi sembra ancora di più, con cambi di posizione ogni giornata, non c'è uno o due squadre che schiacciano i sassi, come si dice, ma ce ne sono tante che possono veramente giocarsela fino all'ultimo. Serie A, sì, una squadra un punto tutto il giorno d'andata che non ci sia mai stata, almeno a mia memoria no, quindi sicuramente il livello è un po' calato, soprattutto nella seconda metà delle squadre, ecco, delle squadre top
sono sempre quelle, se giocano i primi 5-6 posti sono sempre quelle, tranne qualche sorpresa, tipo l'Atalanta l'anno scorso. Però in linea di massimo io credo sia leggermente calato il livello nazionale, e la nazionale ne è una prova. Ti chiedo una cosa, tu che sei un ex portiere, come avresti vissuto al posto di un giovane come Donnarumma quello che un po' è stato ciò che è successo appunto in questi mesi, sia d'estate ma anche nelle scorse settimane, ovvero una pressione psicologica importante per un ragazzo che, ricordiamolo, ha solo 18 anni. Ecco, se potessi suggerirgli qualcosa, cosa gli suggeriresti? Ma non è in una posizione facile, perché si è ritrovato dalle giovanili del Milan, buttato in prima squadra e poi con merito essere riconfermato, essere uomo mercato. Negli ultimi 2 anni veramente gli è cambiata la vita, passando da credo 20-30 mila euro all'anno ai 5 milioni attuali, quindi è normale che un ragazzo di quell'età possa barcollare davanti a queste cose. Però io diciamo che la colpa, tra virgolette, la do soprattutto a chi lo segue, quindi in primis al suo procuratore o chi gli sta vicino, perché un ragazzo di quell'età va indirizzato e va consigliato nei migliori dei modi. Per quel che ti riguarda, veniamo a te, il calcio ti ha dato tanto, ma non ti vede più protagonista, nel senso che hai scelto una strada diversa, anche se ancora, e lo possiamo dire, ti diverti a giocare a calcio, però non più in porta, ti piace giocare in attacco, magari ogni tanto sbagli anche qualche rigore, diciamolo pure. diciamolo. No, ma io in realtà ho sempre giocato in attacco, quando giocavo tra amici o in partite benefiche di questo genere, e mi sono sempre divertito molto. Del resto, quando uno fa il portiere, quindi sta tutta la vita in porta, nei momenti di, tra virgolette, svago, è giusto che faccia altri ruoli. C'è la possibilità invece di vederti con un ruolo all'interno del calcio, pensi che per te sia un capitolo chiuso? No, quello no, io ho conseguito tutti i patentini a Coverciano, ho il UEFA Pro come brevetto, quindi sicuramente nel mondo del calcio mi può sempre dare qualcosa. Alleno adesso i portieri della Catania Soccer e sono responsabile dei loro allenamenti, quindi un po' ci sono. Certo, ho un'altra attività che mi piace, che voglio seguire in prima persona, però mai dire mai, come si suol dire. Chiudiamo e ti chiedo, potessi scommettere anche un euro su chi vincerà il campionato di Serie A e chi invece riuscirà a fare il salto dalla Serie C alla Serie B, su chi scommetteresti? La Serie A io sono ancora convinto nella Juve, anche se però il Napoli quest'anno mi sta veramente piacendo tantissimo. Dalla Lega Pro alla B, purtroppo forse lo scommetterei sul Lecce, anche se tutto il mio cuore e il mio affetto è a Catania. Il Lecce in questo momento, ricordiamo, è primo nel girone C, ma negli altri gironi ci sono il Padova e il Livorno che cercano anche loro di tornare in Serie B. Chiudiamo invece con un pronostico su Juventus-Roma. Juventus-Roma, mi date la doppia o devo dare un secco? Diamo un secco, dai. che miseria dura, eh? Uno, dai. Vittoria della Juve, beh, insomma, è anche quella più pronosticata in questo senso. Io, Armando, ti ringrazio, ti auguro un buon Natale, e sempre gentile e disponibile, sempre lucido, ci ritroveremo presto. Grazie a tutti voi, buone feste a tutti, ciao. Ciao, ciao Armando, grazie. Continuiamo con quello che è invece il nostro sommario, la nostra scaletta. Dopo aver sentito Armando Pantanelli, ci concentriamo su quelle che sono le multiple della settimana. Partiamo dal calcio italiano, intanto una multipla solo esclusivamente sulla Serie A, con questa multipla che vi suggerisco. Intanto do ragione ad Armando Pantanelli, che ci ha appena detto che scommetterebbe sulla vittoria della Juventus contro la Roma, è quotata a 1,80, e poi l'X2 di Spal Torino 1,29, l'over di Udinese Verona, Milan Atalanta e Napoli Sampdoria rispettivamente con quote di 1,75, 1,85 e 1,44, e poi il 2 dell'Inter contro il Sassuolo per una quota totale di 20,29. Questo è il suggerimento che vi propongo questa settimana in merito alla Serie A. Invece, per quel che riguarda la Serie C, una multipla esclusivamente sulla terza serie, l'X2 di Fondi Catania 1,30, e poi la vittoria del Cosenza sul Monopoli, la vittoria del Pisa sull'Olbia, mentre il successo esterno del Livorno contro il Gavorano e poi gol di Siracusa Trapani, derby siciliano, l'X2 di Lucchese Siena e l'under 2,5 di Regina Rende. Questi sono i suggerimenti
di questa settimana per quel che riguarda il calcio italiano. Invece adesso concentriamoci sul calcio internazionale, non prima di aver salutato gli amici di Radio Studio Centrale che ci seguono ogni settimana, e l'appuntamento con loro è sempre per venerdì prossimo, prima di Capodanno, alle 22.30. Procediamo con la Premier League, il calcio internazionale, andiamo a vedere quali sono le partite in programma domani. Aprirà il Chelsea alle 13.30 contro l'Everton in trasferta, Chelsea favorito con una quota di 1,63. Poi questi gli altri match: Stoke City, West Bromwich, Southampton, Huddersfield, Swansea City, Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Brighton contro Watford, la capolista indiscussa Manchester City, tra l'altro super favorita anche contro il Bournemouth, poi Burnley, Tottenham e chiude il turno Leicester City contro Manchester United in questo turno, la 18ª giornata della Premier League, che vede tra l'altro comandare con 11 punti di distacco il Manchester City sull'altra squadra di Manchester, che è stata eliminata peraltro sorprendentemente in settimana dalla Coppa di Lega inglese. In Liga si giocheranno domani solo queste tre partite, ma c'è la partita dell'anno, diciamo un po' quello che è la partita più attesa, il classico che si giocherà allo stadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcellona, favorito il Real Madrid, con una quota di 2,20, dopo andremo a vedere nella multipla cosa vi suggeriamo, l'X a 3,80, la vittoria del Barcellona a 3,10, poi si giocheranno Valencia-Villarreal, Deportivo La Coruña-Celta Vigo in un turno della Liga Spagnola spalmato in questi giorni durante la settimana, quindi una chiusura prima di Natale abbastanza particolare per il campionato spagnolo. Ci vogliamo concentrare questa settimana anche sul campionato olandese, ne parliamo per la prima volta. Queste le sfide della 16ª giornata: NAC Breda Utrecht, AZ Alkmaar contro Heerenveen, PSV Vitesse, Excelsior Twente, Groningen Sparta Rotterdam, Venlo contro l'Heracles, l'Ajax che sfiderà in casa il Willem II, e poi chiude il turno Feyenoord contro Roda. Vediamo delle quote molto basse per quel che riguarda l'Ajax a 1,10, il PSV in casa a 1,31. Vedremo quello che succederà. Peraltro l'Eredivisie olandese è un campionato che riserva sempre sfide con tanti gol. A proposito della multipla sul calcio internazionale che vi accennavo prima quando parlavamo di Real Madrid Barcellona, vi suggeriamo di giocare l'1 con il Real Madrid, deve cercare di recuperare il terreno perso dal Barcellona nelle scorse settimane. Poi gol di Valencia Villarreal, over 3,5 di Manchester City Bournemouth a 1,55, l'1 del West Ham contro il Newcastle, gol di Everton Chelsea, una quota molto interessante di 1,91, e poi anche over per la partita AZ Alkmaar contro Heerenveen e l'1 del PSV facile contro il Vitesse a 1,31. Questo per quel che riguarda il calcio. Lasciamo la pagina dello sport più seguito in ambito nazionale, ci concentriamo sulla pallavolo nell'ultima parte di questa puntata, prima di chiudere e farvi gli auguri di un sereno Natale. Parliamo di Serie 2 di pallavolo maschile, come vi dicevo, un campionato che prevede due raggruppamenti, il girone bianco e il girone blu, peraltro molto particolari anche i nomi dei due gironi. Queste le sfide di questo lungo weekend che inizierà domani e si concluderà martedì 26, quindi più che un weekend è una 4 giorni di pallavolo. Queste le sfide: Mondovì contro Bergamo, Gioia del Colle contro Ortona, Santa Croce Siena, Reggio Emilia contro Massa, Lago Negro Tuscania e poi Spoleto contro Roma, Potenza Picena contro l'altra squadra di Roma, la Ceramica Scarabeo, e poi Bolzano contro Cantù, Taviano contro Brescia, Aversa, Messaggeria e Bacco Catania, quindi dicevo l'unica squadra siciliana del campionato di Serie 2, e chiude il turno sempre martedì 26, Grottazzolina contro Alessano. Queste le sfide del turno della Serie 2, vediamo subito i raggruppamenti, le classifiche per darvi contezza di quello che sta succedendo nella seconda lega di volley maschile. Nel girone bianco comanda Santa Croce con 32 punti, poi Ceramica Scarabeo Roma 31, Grottazzolina 28, Siena 27, Aversa 26, Alessano 21, Potenza Picena 19, ottavo posto per la Messaggeria e Bacco Catania con 18 punti, un cammino altalenante della squadra etnea, poi Reggio Emilia anch'essa con 18 punti, Castellana Grotte 12,
De Massa con 8 punti, questo per quel che riguarda il girone bianco, mentre nel girone blu comanda la formazione Tuscania con 37 punti e poi Bergamo 35, Brescia 33, Spoleto 32, Gioia del Colle 30, Cantù 26, Ortona 23, Taviano 18, Mondovì 17, Lago Negro 16, Club Roma 12, ultimo posto, 12ª posizione per Bolzano con 9 punti in questo raggruppamento. Andiamo a vedere invece le quote del testa a testa e dei singoli set per quel che riguarda la partita fra Aversa e Messaggeria e Bacco Catania che si giocherà martedì 26 alle ore 19.30. Vi dicevamo la Messaggeria che arriva da un periodo non certo positivo. Queste le quote, 1.85 l'1 di Aversa, addirittura 4.30 il testa a testa per la formazione etnea, certamente non favorita in questa sfida, ma le gare in Campania sono sempre complicate. Si potrebbe pensare di giocare una quota del 3-1, del 3-2, a 3,50 o a 5, ma la sorpresa, l'1-3, che potrebbe anche scapparci, è quotato a 8. Questo è il suggerimento della settimana, la partita che stiamo attenzionando. Chiaramente abbiamo voluto dar spazio alla formazione catanese di Serie 2 maschile di volley. Questa era l'ultima notizia per la puntata odierna. Voglio ricordarvi soltanto che ci saremo in chiusura d'anno, ovvero venerdì prossimo 29 dicembre, con l'ultima puntata dell'anno, prima di Capodanno. Vi terremo sempre compagnia nei consueti appuntamenti 22.30 Radio Studio Centrale, 22.45 su Tele One, canale 19 del Digitale Terrestre. A me non resta che augurarvi un sereno Natale. Win City Sport Weekend tornerà, saremo sempre qui ad accogliervi. Buon Natale a tutti.